Questa trasmissione è offerta da e farmi morire, morire se vuole. Beh, è stato bello in Austria, Nicola, no? Beh, è stato formativo, diciamo, sì, così. Sì. Poi sai, qualcuno che dice qualche luogo comune di troppo, insomma, abbiamo provato a smentirli. Vabbè, ci sono, sì, sempre in ogni situazione luoghi comuni, ci mancherebbe. Però il mondo della notte, secondo me, è arricchito, sai, da quelle cose particolari che uno dice e non dice, va a comprare e non va a comprare. Il sommerso, il dici? Il sommerso, sì. Tipo? Tipo un sexy shop. Ah. Allora, stasera andiamo a scoprire il mondo dei sexy shop, dei regali. Però. Tu cosa regaleresti? L'ingresso al sexy shop. Allora, partiamo. All'inizio per me questo era un mondo abbastanza sconosciuto. Come dicevo prima, il sexy shop è il luogo in cui trovi la mutandina sexy, trovi il DVD erotico e trovi appunto il pene di gomma, no? In verità no, c'è un mondo infinito rispetto al modo di vivere la sessualità. E quindi inizialmente mi facevano domande, insomma, e dentro di me mi chiedevo, ma esiste veramente un oggetto che... Quindi chiamavo la collega che stava in un altro negozio e chiedevo delucidazioni. Uno in particolare, vabbè, non lo so, dalla signora magari più anziana, che mi chiede una mutandina in particolare, magari di quelle aperte, piuttosto che sempre la stessa signora mi chiede un oggetto per il proprio piacere, che io suppongo neanche esistesse, un succhia clitoride, soprattutto devo dirla, la dico, che io non sapevo manco esistesse, invece la donna, la signora di 70 anni, poi molto, insomma, belliccia, tutta molto raffinata, mi chiedono oggetti di questo genere. Quindi sì, rimango ormai un po' meno, ma all'inizio non lo facevo vedere, perché insomma, sì, per me sembrava tutto... Però dentro di me dice, ma esistono oggetti di questo tipo? Mi devo richiamare, le telefonate con la mia collega, che mi spiegava poi con una sorta di... cioè, un tecnicismo proprio molto raffinato che esisteva, sì. Come possiamo definire in parole semplici un sexy shop? Beh, sicuramente un sexy shop è un luogo in cui non si entra facilmente, nel senso che intanto la collocazione spesso dei sexy shop in Italia, comunque in Friuli, è spesso un po' nascosta, è spesso un po' rilegata a luoghi non propriamente cittadini, urbani, no? Quindi già questo causa una sorta di mistero, un po' di ambiguità, di clandestinità nell'andare a fare compre al sexy shop. È un luogo in cui però le persone possono per qualche minuto, per una mezz'oretta, poter vivere la propria sessualità in maniera molto libera, nel senso che all'interno trovano persone come me,
che non ha nessun tipo di pregiudizio, nessun tipo di giudizio sulla richiesta che mi viene fatta dal cliente in quel momento. Quindi il cliente è assolutamente libero di poter parlare della propria sessualità, no? Quindi è un luogo protetto, tra virgolette, in cui si possono fare acquisti per andare a rendere la propria vita sessuale più felice, più libera. Ma chi è il cliente tipo, la cliente tipo del sexy shop? Allora, sicuramente il cliente tipo è un uomo. L'80% delle persone che vengono ad acquistare in sexy shop è composta da uomini. Primo motivo è perché le donne provano ancora un'enorme vergogna a mettere piede in questi posti. Secondo motivo è perché gli uomini vengono a fare acquisti per le proprie donne. Che si tratti di un completino di lingerie o che si tratti di oggetti, oggettistica per far felice la propria compagna, spesso l'uomo in questi posti acquista prodotti per la propria compagna, per la propria donna, anche perché il 90%, l'80% dei prodotti che noi vendiamo sono per il piacere femminile. Questo sicuramente perché la sessualità femminile è molto più complessa rispetto a quella dell'uomo. E l'uomo, secondo me, si trova spesso un po' perso di fronte alla sessualità proprio della donna, no? Quindi viene qua anche per chiedere consiglio, per capire quali sono gli strumenti più adatti, quali sono insomma le tecniche a volte anche più adatte per far felice la propria donna. Lolas è più di un sexy shop. Com'è nato il vostro negozio? Beh, nasce 25 anni fa come un sexy shop normale, poi col passare degli anni abbiamo cominciato a farla diventare una boutique. Il nostro è un sensual shop dove trattiamo a 360 gradi tutto quello che è l'erotismo, la sensualità. Cerchiamo di mantenerlo molto soft, molto leggero, ecco, non assolutamente volgare il nostro negozio. Basta la vostra esperienza, come è cambiato l'approccio appunto al mondo del sesso e del sexy shop? È cambiato completamente perché 25 anni fa entravano soltanto gli uomini per i classici DVD, i VHS in quel periodo. Da allora è completamente cambiato, oggi ci sono tantissime donne che hanno capito che cos'è la loro sessualità, di conseguenza entrano tranquillamente, poi abbiamo tantissima biancheria, trattiamo la biancheria dalla XS alla 6X, quindi possiamo vestire anche le donne curvi tranquillamente. Ci sono svariati prodotti, si va dall'abbigliamento all'oggettistica, ai video, insomma ci fai una carrellata di quello che uno trova qui? Sì, allora sicuramente c'è una parte della clientela che chiede ancora gadget scherzosi da dedicare insomma alle varie feste di compleanno, di annubilato, lauree, pensionamenti e cose di 18esimi. E quindi c'è una parte dedicata proprio a tutti, ai gadget scherzosi a tema sessuale. Questo mi fa un po' ridere perché appunto il sesso spesso viene vissuto in questa maniera molto scherzosa, quindi insomma quando si deve fare una festa si pensa al sesso. Comunque c'è tutta una parte dedicata alla lingerie, quindi alla biancheria intima, a volte anche molto raffinata, molto bella, sia per donna che per uomo. Inutile dire che chiaramente la lingerie per donna è quella che fa di più rispetto insomma alla lingerie per uomo. C'è tutta una parte dedicata ai video, perché comunque molti clienti si forniscono ancora di DVD, nonostante appunto internet offra ormai qualsiasi cosa per quanto riguarda il porno. C'è una parte dedicata quindi al fetish, al bondage, oggettistica dedicata al piacere maschile, oggettistica dedicata al piacere femminile e poi tutta una parte insomma di, io la chiamo drogheria, che sono i lubrificanti, sono i profumi, i preservativi, candeline, cose di questo tipo insomma. Un'offerta dunque a 360 gradi che si è modificata negli ultimi anni? Sicuramente, se noi pensiamo al sexy shop, pensiamo al classico vibratore che tecnicamente si chiama dildo, no? Che è proprio un pene in gomma
quindi privo di vibrazione, dall'aspetto proprio molto naturalistico. E questo è negli anni, sicuramente questo tipo di prodotto ha avuto delle evoluzioni, nel senso che ora troviamo dei vibratori in materiali diversi, possono essere in silicone per esempio, quindi molto più igienico, e dalle forme che sono sempre meno naturalistiche, che come si diceva prima scherzando possono anche ricordare utensili di cucina, per dire, no? Quindi hanno anche dei colori molto accattivanti, quindi sono meno impattanti dal punto di vista visivo. E soprattutto si tiene conto del piacere femminile, quindi non solo vibratori, dildo, ma degli oggetti, come dire, che pensano alla femminilità, alla sessualità femminile in maniera più completa, quindi tutta una serie di stimolatori che prendono in considerazione, diciamo, l'intera, l'intera donna, insomma, non solo la penetrazione. Tra l'altro, proprio sotto le feste, uno dei prodotti più ricercati è un'evoluzione ulteriore, con anche la tecnologia associata al piacere. Sì, diciamo che inizialmente i primi oggetti di questo tipo sono stati degli ovetti telecomandati. Erano questi ovetti che chiaramente le donne potevano utilizzare, e a distanza il proprio partner poteva azionarli o modificare l'intensità delle vibrazioni. Questo avveniva in un raggio di spazio non enorme, in quanto era, insomma, funzionavano appunto da remoto, no? Quindi insomma si parla di qualche metro. L'evoluzione è stata proprio approdare nel mondo diciamo online, quindi scaricando un'app. C'è la possibilità di agire su questi giochi a distanza molto elevata, perché scaricando un'app tu puoi essere a Roma, la tua compagna a Bologna, e ci si può, insomma, questo meccanismo può mettersi in azione anche a distanza. Che tipo di clientela frequenta il vostro negozio? È variegata, nel senso ci sono uomini e donne, una volta c'erano più uomini, ora ci sono più donne forse, no? Per cui in ugual misura uomini e donne. Provenienti da? Da tutto il Friuli, da anche fuori, dalla Slovenia, dalla Croazia, per cui anche gente di passaggio che magari si trova in ferie qui, quindi si ferma qua in negozio da noi. Ci sono delle differenze nelle richieste legate alla provenienza geografica? Non necessariamente, no, non ci sono. Comunque sono passati i tempi in cui si andava nei sexy shop solo per comprare magari qualcosa per addio al celibato nubilato? Assolutamente sì, anzi devo dire che è proprio cambiato completamente, forse gli scherzi un po' li trovi ovunque, per cui adesso vengono qui appositamente per comprare delle cose specifiche, poi tanti anni fa gli oggetti erano quelli. No, ora ci sono delle cose molto particolari, molto moderne, e con l'applicazione, con, insomma, ci sono tante cose nuove, no? Avete aperto anche un bar nel vostro negozio? Abbiamo aperto un bar, sì, è vero, ed è una cosa divertente, una cosa nuova. E già il fatto che ci sia questo bar in un sexy shop è bello, è qualcosa di diverso. Fate degli eventi particolari oppure siete sempre aperti? Allora, noi siamo sempre aperti durante la settimana fino alle 8, fino alle 20 in effetti, no? Come l'orario del negozio. E poi venerdì e sabato siamo aperti fino, chi lo sa, a mezzanotte, l'una, dipende, perché abbiamo un grandissimo terrazzo sopra e facciamo degli eventi specifici musicali e quindi con vari personaggi musicali che ci intrattengono, no? Per quanto riguarda l'online, quanto ha inciso, vi ha danneggiato, vi ha salvato nel periodo del lockdown? In questi ultimi 3 anni si è modificata anche l'accesso naturalmente ai vostri negozi? Sì, diciamo che sicuramente online ormai tutto è accessibile, no? Si parla appunto dalla
dalla pornografia, dai video, però se vogliamo parlare anche di vendita, sicuramente ci sono un sacco di siti che offrono una vastissima scelta di questi prodotti. Il nostro negozio durante il lockdown si è messo in gioco anche in questa direzione, avendo proprio il sito che forniva un servizio di questo tipo, anche se poi ci siamo accorti che la clientela spesso preferisce recarsi fisicamente in un sexy shop perché ha bisogno di un consiglio, ha bisogno di vedere il prodotto, quindi per un primo acquisto sicuramente il negozio rimane il posto più adatto per questo tipo di acquisto. E anche il vostro ruolo si trasforma non solo in mera vendita ma anche consulenza. Assolutamente, assolutamente sì, c'è molta confusione e devo dirlo soprattutto negli uomini rispetto a quello che può essere il piacere della donna. Quindi spesso le commesse di questi posti sono proprio donne, perché fare certi tipi di domande a un uomo risulta essere molto più imbarazzante. Quindi un uomo si rivolge con più facilità a una commessa donna per parlare della propria sessualità e della propria sessualità di coppia. E spesso vedo questa confusione, no? Delegano a me, ma a voi cosa piace, qual è l'oggetto che più vi interessa, no? Non tenendo conto che ogni donna, insomma, ha la sua sessualità, ha la sua unicità, no? Però spesso sì, si parla proprio di consulenze, sì. L'età di chi viene da voi, a voi si rivolge, si va dai neo-diciottenni sino agli anziani pensionati? Sì, esatto. Spesso il neo-diciottenne che viene in sexy shop viene con un'esperienza della sessualità che è molto legata al mondo del web, quindi alla pornografia che vede sul web, quindi una sessualità a volte un po' violenta, un po' maschilista, un po' forte, no? Quindi spesso il ragazzo molto giovane viene ad acquistare prodotti spesso legati al mondo del fetish, no? Quindi manette piuttosto che corde, perché magari ha visto qualcosa online e vuole sperimentare questo tipo di sessualità. Vengono le coppie, spesso le coppie insieme vengono a scegliersi i prodotti da utilizzare nella loro intimità, come viene l'anziano, perché magari vuole migliorare la propria sessualità con la propria compagna, oppure perché ha scoperto in età matura un tipo di piacere diverso, oppure appunto perché non avendo familiarità col mondo del web acquista ancora, insomma, DVD. Proprio concentrandoci sui giovani, ci sono anche delle situazioni che vi sorprendono? Voi naturalmente siete abituati a sentire un po' di tutto, dalle richieste più disparate, insomma, quelle più folli, però forse il ragazzo è quello che più stupisce? Ma un po' sì, nel senso che spesso di fronte a questa clientela così giovane, talmente giovane che spesso sono costretta a chiedere l'età, perché mi sembrano veramente dei bambini, invece stupisce la familiarità che hanno davanti a certi prodotti. E, spesso vengono in gruppo, devo dire la verità, questi giovanissimi che magari in gruppo si sentono un po' più forti, vengono a fare acquisti per probabilmente sperimentare qualcosa di nuovo nella loro sessualità. C'è sicuramente un legame con il mondo del web, con i social network e con i siti pornografici. Nonostante però non sia stato registrato un aumento dell'utilizzo dei siti pornografici per eccellenza, quindi YouPorn piuttosto che RedTube, ci sono però è stato registrato un aumento della vendita dei sex toys, questo sì. Sex toys che possono essere utilizzati da
tutti, giovani compresi, e giovani che vogliono probabilmente anche emulare un pochino quello che vedono in rete. Quindi abbiamo da una parte un'apertura rispetto ad uno strumento quale il sex toy, che tra l'altro anch'io in terapia ogni tanto propongo come strumento di intervento, quindi un'apertura verso questi nuovi strumenti che hanno grandissime potenzialità, e dall'altra parte però abbiamo una tendenza a stereotipare il comportamento sessuale sulla base di quello che viene visto poi nello schermo. Quindi questo tende poi a portare delle problematiche, perché la sessualità reale non è quella che si vede nello schermo. Il vostro sexy shop fa parte di una rete che ha altri negozi sparsi non solo in Friuli Venezia Giulia ma anche in Veneto. Ecco, il fattore territoriale che cosa ci può raccontare sul cliente? C'è un cliente friulano tra virgolette diverso da quelli che magari arrivano da altre zone? Ma io posso fare riferimento nei due negozi in cui ho lavorato, che è questo di Udine e un altro che è più vicino insomma alla parte della Carnia, quindi insomma verso le montagne, no? E già lì la clientela si differenzia. Diciamo che per esempio nel negozio in paese c'è più predisposizione a spendere soldi, nel senso che vedo che la spesa media è molto più alta, forse perché magari c'è meno facilità di accesso al negozio, no? Ma vengono anche proprio da paesini della montagna, quindi una volta che sono lì fanno delle spese belle cospicue. La città fornisce una clientela molto più varia, appunto dal ragazzino alla coppia, alla donna che magari è appunto un po' più emancipata. Io insomma ho notato questo. Per quanto riguarda le regioni, questo non so dirlo bene, perché insomma sono rimasta sempre qua in Friuli. Sulla tipologia di oggetti che voi vendete ha inciso, ci raccontavi prima, anche il fattore sfumature di grigio, la serie dei film che ha portato sul grande schermo insomma tutta questa sfaccettatura. Ma sicuramente il pubblico femminile è rimasto colpito da questa serie di film che personalmente non ho visto. E quindi spesso le richieste sono legate probabilmente a quel mondo lì, al mondo che è stato svelato rispetto alla sessualità all'interno di questi film, no? Spesso appunto mi chiedono queste le sfere della geisha che pare in questo film vengono usate piuttosto che le manette, bende, cose di questo tipo. Ripeto, io il film non l'ho visto, però ho colpito sicuramente tutta una parte di pubblico femminile che magari si è incuriosito rispetto a una sessualità un po' diversa rispetto a quella abitudinaria, quotidiana, insomma. Dal vostro punto d'osservazione, avete notato in questo periodo di post-lockdown anche delle modifiche nella sessualità delle persone, cioè ci sono stati degli effetti anche sul modo di vivere la rispettiva sessualità? Ma tutto questo periodo ci ha portato sicuramente a uscire di meno, a vivere meno anche tante relazioni anche sessuali, no? Quindi chiudersi in casa e a vivere una sessualità se non solitaria col proprio partner fisso, quindi questo magari ha fatto, come dire, crescere alcune curiosità rispetto magari alla vita di coppia, quindi magari la coppia si è trovata a sperimentare cose un po' diverse, trovandosi magari chiusi in casa per tanto tempo e non potendo frequentare amanti, insomma cose di questo tipo, devo dire di sì. Il Covid ha sicuramente modificato in peggio, ma a volte anche in meglio. Adesso ho letto tanti titoli di giornale un po' catastrofici, no? Sul calo del desiderio, sull'eccesso di pornografia, eccetera. In realtà, e io ho avuto diverse coppie che me l'hanno detto,
Per tante persone il lockdown è stata una manna, perché è stata c'è stata la possibilità di restare finalmente col partner senza impegni, senza l'obbligo di uscire di casa, obblighi lavorativi, altre persone che si intromettessero, tante volte spesso anche l'obbligo di stare distanti dai familiari. Non sempre i familiari sono piacevoli, ci sono anche quelli molto impiccioni. Quindi avere la suocera distante piuttosto che gli zii o i cugini che non entrano in casa ogni due per tre, per una coppia che cerca intimità, è una manna. Quindi sicuramente il Covid ha fatto aumentare gli stati ansiosi delle persone, le paure, certo, ma per altre persone in realtà è stato prezioso la possibilità di vivere finalmente un po' di intimità e tranquillità fra loro. Che vi contraddistingue rispetto agli altri sexy shop che magari ci sono in zona? Voi fornite anche dei consigli, delle informazioni, fate delle iniziative? Innanzitutto noi trattiamo un numero illimitato di prodotti, quindi una ricerca personalizzata cliente per cliente. Appunto l'esperienza di 25 anni ci ha dato questa possibilità di avere moltissimi contatti a livello internazionale con i grossisti, e poi abbiamo cercato di creare il nostro negozio in un modo particolare, quindi facciamo delle serate dedicate alle donne con una comportamentista sessuologa, con una psicosessuologa, abbiamo fatto delle serate dedicate alla sessualità nell'antica Roma con una ragazza che fa gli avvenimenti storici a Aquileia, quindi specializzata sui lupanari per esempio, e una archeologa che ha portato copie di reperti trovati a Pompei. Quindi si crea qualcosa di più particolare anche a livello culturale, non soltanto esplicito sessuale. Ecco. Questo è il segreto per resistere adesso anche alla forza di internet, al web? Ormai si compra tutto sul web. Sì, però allora innanzitutto noi abbiamo due siti internet, uno dove spediamo direttamente noi e uno che funziona in dropshipping, che arriva direttamente dal grossista dalla Spagna, però il discorso è che noi cerchiamo di diventare consulenti, amici dei nostri clienti, quindi è un qualcosa di più. Comprare sul web, come lo vendiamo anche noi, non è la stessa cosa di essere consigliato e di capire e di vedere il prodotto in negozio. Ecco, questa è la differenza, assolutamente. Una caratteristica distintiva è anche il fatto che lei è da tanti anni presidente del mandamento per Confcommercio. Sì, sono diversi anni che sono presidente, sono l'unico presidente in Italia che ha un sexy shop, quindi me l'ha detto anche Sangalli l'ultima volta che ci siamo visti, mi prende anche in giro per questo fatto qua, però io ritengo che il mio negozio sia un negozio come gli altri, è un negozio per gli adulti certo, però non ha niente di meno di un altro negozio, anzi noi possiamo diventare veramente dei consulenti più profondi perché conosciamo l'io profondo della persona, è un po' diverso. E farmi morire, morire se vuole. Questa trasmissione è stata offerta da OMW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW.